significativa proprio per la questione contabile. Adesso, ovviamente a noi non riguarderà perché non ci troveremo mai nelle condizioni di dover dimostrare che sforiamo meno da un patto di stabilità, però insomma è importante saperlo perché è una questione, come capite, cruciale. Allora, vado un po' avanti sulle questioni che abbiamo già affrontato per entrare nel vivo di quello che è il cosiddetto rapporto pubblico-privato in ambito culturale. Ed è importante, come ci siamo anche già detti questa mattina, che la incardiniamo nella normativa di settore, che, come sapete, ha avuto un'evoluzione abbastanza articolata negli anni, fin dalla costituzione del Ministero, di fatto, dei beni culturali. E quindi fino appunto alla riforma che ha prodotto un nuovo ministero, insomma, dei beni, delle attività culturali e del turismo. E anche in questo caso, diciamo, al di là dell'etichetta, non è che sia cambiata tantissimo, insomma, finora almeno la prassi del ministero, però vedremo perché forse qualche novità arriva nelle prossime settimane. Allora, il primo punto che vi volevo segnalare è che rispetto al ruolo dei privati, la norma, diciamo così, in particolare il codice dei beni culturali, prevede delle questioni non banali, nel senso che è finalmente una norma organica che non soltanto ammette la presenza di privati, ma la incoraggia. Come vedete lì, all'articolo 6,3, la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale, quindi circoscrive il ruolo, come ci siamo detti ormai ripetuti più volte, alla sola valorizzazione. Alle attività di valorizzazione, qua siamo al 111, possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. E addirittura il comma 4, la valorizzazione di iniziativa privata e attività socialmente utile. È importante, prima di tutto, per voi come prontuario della norma e di cosa serve come minimo kit essenziale per inquadrare la valorizzazione, ricordarsi che sostanzialmente trovate tutto dall'articolo 101 in poi. L'avete probabilmente già visto, studiato anche all'università, insomma, gli articoli più significativi sono il 111, il 112 e il 115. E poi l'articolo che specificamente parla dei servizi al pubblico è il 117. Articolo 112 e articoli 115. Allora, gli articoli 112 e 115 attengono alle cosiddette forme di gestione, su cui avete sicuramente già, insomma, probabilmente per letture universitarie o altro, avuto modo di confrontarvi. È importante, avevo riportato prima una slide che ho saltato per arrivare immediatamente alla questione dei rischi, è importante ricordarsi che la collaborazione tra soggetti pubblici e privati può avvenire sostanzialmente in due formule, che anche in questo caso la Comunità Europea ha tipizzato. Ed è qui, esatto, l'avevo saltata prima, ve la riporto. Le due formule sono quelle che trovate lì elencate, cioè la formula contrattuale e la formula istituzionale. Questo chiaramente è una linea generale che non vale solo nel settore culturale, ma nel settore culturale, proprio le previsioni dell'articolo 112 e 115 ci permettono di fondamentalmente intravedere due formule che, badate bene, sono le cose su cui più, per chi lavora in questo settore, vi troverete a confrontarvi. La prima formula è quella istituzionale, diciamo così, e quindi, per ritornare al punto di cui parlavamo, l'articolo 112, ad esempio, dice: lo Stato, le regioni e gli enti locali possono costituire soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di valorizzazione. Quindi l'idea è, atteso che la valorizzazione in qualche modo è una protesi che si può separare dall'amministrazione ordinaria del patrimonio, questo è l'assunto di base, si può immaginare che la valorizzazione, che richiede un piano, no? Un piano, elaborare un programma e cose di questo tipo qua, possa essere affidata addirittura l'elaborazione dei piani ad un soggetto esterno all'amministrazione, che però sia da essa costituita o partecipata, a garanzia della continuità evidentemente della responsabilità pubblica e chiaramente dei requisiti del servizio pubblico che deve essere appunto mantenuto. E
un punto non banale, nel senso che evidentemente significa che esiste uno spazio di gestione indiretta, se vogliamo dirla così, che permette a pubblico e privato di trovarsi insieme all'interno di un soggetto gestore, che in verità non è propriamente un soggetto gestore, perché qui stiamo dicendo che fa, elabora programmi, quindi non sta dicendo elabora programmi e poi gestisce servizi. Sono due cose diverse su cui spesso si fa confusione, cioè se voi fate riferimento alla Fondazione dei Musei Senesi, ok, o se immaginate la Fondazione Museo Egizio, anche se quello, no, quello riferimento un po' improprio, il Consorzio della Villa Reale di Monza, o casi di questo tipo qua, sono dei soggetti estranei all'amministrazione proprietaria del bene. Nel caso della Fondazione Musei Senesi, peraltro, è una fondazione che nasce da vari enti locali, nel caso invece del Consorzio Villa Reale di Monza, quella nasce dal Ministero, dalla Regione, dal Comune di Monza e Comune di Milano, che hanno titolarità sul parco della Villa Reale. Vi dicevo, è una bella distinzione, perché nel caso ad esempio del Museo Egizio che prima richiamavo, lì c'è una gestione, seppure poi esistono delle attività esternalizzate, però c'è il soggetto di cui parliamo, che è una fondazione di partecipazione, in effetti è impegnato non a fare un programma, proprio ad amministrare il patrimonio. Scusate. Nel caso invece che vi dicevo della Fondazione Musei Senesi, l'articolazione è minima, ci sono proprio due persone che assicurano la continuità amministrativa, ma non gestiscono alcunché, fanno dei piani e dei programmi. Quindi è sempre importante capire, e nel caso in cui siate chiamati a fare, progettare, due livelli fondamentali dell'azione di questi soggetti ibridi o soggetti che sono di natura privata, come la fondazione, che come sapete nel libro primo del codice civile, ma che però sono abitati da enti pubblici, pur avendo una veste giuridica privata. In tutti questi casi sarà sempre necessario lavorare su due livelli, da non confondere mai. Quello della regolazione della programmazione e quello della gestione vera e propria. Cioè, sembra una complicazione, un'intermediazione, un passaggio in più. A volte purtroppo lo è. Però in verità l'amministrazione è come se dicesse, facciamo finta, l'amministrazione proprietaria di un castello o l'amministrazione proprietaria di un monastero, dice, atteso che io non ho la capacità di poter dedicare adeguato tempo e risorse a quella roba, io la destino e la conferisco sostanzialmente ad un soggetto estraneo, diciamo apparentemente da me, da un punto di vista giuridico, no? Seppure legato a me perché io partecipo nel capitale, ma se fosse una società di capitale, ma partecipo nella governance in generale di questo soggetto regolatore barra gestore, ok? Una fondazione di partecipazione, un comitato, un'associazione dei comuni, può essere la qualunque da questo punto di vista. Al momento in cui decide di fare questo gesto, nascono quei due fabbisogni che vi dicevo. Da una parte qualcuno dovrà dire, al di là della scatola giuridica, in cui magari io conferisco un museo o conferisco l'uso, ovviamente l'uso di un'area archeologica, non conferisco certo la proprietà che rimane pubblica e dell'ente, come avviene nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Il teatro tipicamente è un conferimento in uso che scrivete nel bilancio della fondazione, ma non è della fondazione, non è che se la fondazione viene liquidata e il passaggio si passa tutto al comitato delle belle speranze, passa pure il teatro automaticamente, perché non è così, non potrebbe essere così. Quindi per farla breve abbiamo tre livelli, uno dell'amministrazione proprietaria, uno del soggetto regolatore e una dei soggetti o soggetto gestore. Sono tre livelli che richiedono, come potete immaginare, tre attenzioni diverse, no? Per fare un esempio, il Comune di Torino, rispetto alla Fondazione Torino Musei, che gestisce dei musei e gestisce anche una serie di servizi a valere su tanti musei, ci sono tre livelli fondamentali. Il primo è tra Comune e la Fondazione. Ed è un contratto di servizio, cioè l'amministrazione deve dire al soggetto gestore, in cui peraltro c'è, dire io cosa mi aspetto da te per i prossimi anni, ok? In termini di obiettivi, diciamo così, pubblici, mi aspetto che aumenti la fruizione, mi aspetto che rispetti i contratti collettivi nazionali, mi aspetto una serie di cose, perché l'amministrazione si deve tutelare e deve fare in modo di poter indirizzare le attività di un soggetto che, anche se vede la partecipazione del comune, è comunque un soggetto estraneo.
no? Dal punto di vista dell'autonomia giuridica. Se invece pensiamo a una biblioteca del comune, la biblioteca tipicamente ha la forma giuridica dell'istituzione, che non è l'istituzione in senso, come dire, generico come la usiamo noi come parola, è proprio una figura giuridica prevista dalla legge 142. Quindi, in quel caso, non essendo autonoma, non c'è bisogno che il comune dica a se stesso fai così, fai colà, fai così, ok? Tipicamente, anche se potrebbe avere un senso farlo, ma insomma, tipicamente non si fa. Quando si va verso un soggetto esterno vanno capiti ovviamente i ruoli, ok? Quindi il contratto di servizio è tipicamente lo strumento che risolve il primo livello dei tre di cui abbiamo parlato, tra amministrazione e soggetto gestore. Il secondo livello è quello che invece interviene tra il soggetto, scusate, regolatore e il soggetto gestore. Ok, tra i tre livelli, il primo l'abbiamo coperto col contratto di servizio, il secondo può essere un altro contratto di servizio, ma comunque deve essere uno strumento. Che significa in sintesi che la fondazione X può gestire delle cose in proprio, di sicuro deve fare da regolatore, cioè deve dire quali sono gli obiettivi operativi, no? Che poi ovviamente concorrono a raggiungere gli obiettivi promessi all'amministrazione. Ma deve soprattutto lavorare perché il gestore gestisca bene. Se io sono la Fondazione Torino Musei e devo trovare chi mi gestisce la biglietteria, vuol dire che quel passaggio lì sarà regolato da una gara d'appalto, verosimilmente, di concessione per l'esattezza, e da una serie di elementi che confluiranno in un contratto che sarà ovviamente portato all'attenzione ogni anno, ogni due anni dell'amministrazione che, pur avendo come referente la Fondazione X, vuole sapere come la Fondazione si interfaccia con i soggetti gestori. Sono sempre tre i livelli. A volte il soggetto fa l'uno e l'altro, ma non dovete mai, da un punto di vista ovviamente analitico, sovrapporre le cose e fare confusione. Ok? Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che, in sintesi, noi abbiamo, esclusa l'amministrazione, che ovviamente è amministrazione pubblica, un potenziale doppio livello in cui collocare il ruolo del privato. E questo, badate bene, lo si dimentica sistematicamente. Cioè i privati possono entrare all'interno dell'amministrazione del patrimonio in due livelli, cioè sostenere le attività di regolazione barra programmazione, che è quello che ci ridice anche qui l'articolo 112, oppure aiutare nella gestione vera e propria, che è tipicamente l'attività che il privato dovrebbe fare. Però non dimentichiamoci mai che, ad esempio, l'articolo 112 al comma 4 e al comma 9 richiama segnatamente la possibilità di concorrere nella definizione di programmi di valorizzazione. Quindi, seppure non si faccia mai, ma esiste il presupposto giuridico perché un'associazione di volontariato possa insieme con un'amministrazione pubblica addirittura definire quali sono gli obiettivi della valorizzazione. Ancora prima di prendersi in gestione una sala, di un palazzo, di un museo e cose che su cui siamo invece un po' più abituati a mettere la testa. Non dimentichiamocelo mai, nonostante non si faccia praticamente mai. Vedete, lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici possono ricorrere a piani strategici di sviluppo culturale, non ne troverete, se cercate su Google, vediamo come si fanno i piani strategici di sviluppo, non ne troverete neanche uno, perché nessuno utilizza questa dicitura e peraltro il vero problema che chiunque di voi lavorerà o lavora in questo settore troverà è che mentre siamo fortissimi e possiamo trovare una letteratura enorme rispetto a come si fa la conservazione, protocolli, letteratura, esempi, analisi, sulla valorizzazione ci mancano le basi. Ma che vuol dire valorizzare? Se io lo domandassi a voi, al di là di un principio generale del tipo, chiaramente che richiama la parola valore, no? Valore per chi, valore quanto, valore quando, insomma, al di là di considerazioni generali, il problema è ma che si fa? Come si fa? Qual è un protocollo? Cioè se io devo restaurare qui i pavimenti e la volta, io ho i protocolli, poi posso discutere di alcuni aspetti, ma insomma, in linea generale il protocollo ce l'ho. So che cosa significa selezionare un materiale, so che cosa significa selezionare
diciamo così, i collanti, i materiali chimici che mi servono per comporre dalla calce ad altro. Ma se io devo dirvi, o voi vi chiedeste, ma come si fa a valorizzare un posto? Come, sulla base di quale protocollo lavorereste? Non c'è. E non c'è per un motivo fondamentale, che nel 2001, tanti motivi. Sia l'attenzione italiana alla conservazione, al restauro e non appunto all'uso pubblico dei beni. Ma al di là dell'aspetto culturale, c'è un fatto storico significativo, e cioè nel 2001 è stata, come sapete, in un momento diciamo, politico particolare, è stata diciamo, approvata una riforma del titolo V della Costituzione, quindi in particolare gli articoli 117 e 118, che hanno profondamente ridisegnato le competenze tra Stato e Regioni. E la valorizzazione è stata una competenza, diciamo così, concorrente, ma soprattutto di iniziativa regionale, almeno così, insomma, l'interpretazione che è stata data. Qual è quindi il punto? Il punto è che sulle attività di valorizzazione ci si aspettava che le Regioni dicessero, bene, per me valorizzare significa queste cose qua e ti do i vari protocolli. Vuoi valorizzarlo da un punto di vista turistico? Si segue questo protocollo. Vuoi valorizzarlo da un punto di vista sociale? Si segue questo protocollo. Non troverete mai, da nessuna parte, alcun protocollo di valorizzazione. Però alcuni indizi ce li abbiamo, e intendo dire non che non ci siano in letteratura studi, analisi e quant'altro. Ci sono, ma se dovessimo dire esiste un protocollo o uno strumento in cui tutte le chiacchiere sono condensate, mi verrebbe da segnalarvi i piani di gestione dei siti UNESCO, che sono comunque un documento in cui, oltre ovviamente a un piano della conoscenza, un piano della conservazione che rimangono elementi qualificanti del piano di gestione UNESCO, esiste un piano della valorizzazione. E quindi lì, ad esempio, trovereste delle indicazioni molto puntuali. Le prime linee guida sono del 94, ma nel tempo si sono sovrapposte una serie di diciamo, evoluzioni di quelle linee guida, e quelle sono, voglio dire, molto chiare, a volte semplici, forse a volte un po' banali, però comunque sono molto chiare. In più, materiale ne trovate sui siti UNESCO perché esiste una legge, la legge 77 del 2006, che ha cristallizzato anche il processo di finanziamento, e quindi chiaramente ogni volta che c'è un finanziamento ci deve essere un programma che ne descriva gli obiettivi, le finalità e tutto quello che sappiamo. Quindi quello in termini di protocollo di valorizzazione potrebbe essere un primo punto d'approdo. Un altro molto più semplice potrebbe essere quello dei cosiddetti piani di valorizzazione, che sono collegati ad un processo che vi segnalavo stamattina per altre ragioni, che è quello del federalismo demaniale, cioè il percorso nel quale attraverso un protocollo d'intesa, MIBACT, l'Agenzia del Demanio, per i beni che sono vincolati dallo Stato, per ovviamente valenza storico-artistica, che vengono trasferiti agli enti locali, su richiesta ovviamente dell'ente locale, in particolare dei comuni, vista la brutta fine delle province, l'obiettivo è accompagnare il trasferimento ad un piano di valorizzazione che quindi assicuri come verrà fatta la valorizzazione. E quindi è un documentino molto semplice, questi li trovate online, vi consiglio quello della ex caserma Cavalli di Torino, che è molto carino, e quindi trovate come si fanno i piani di valorizzazione. Se vi devo ammettere, se queste cose esauriscono un protocollo di valorizzazione, ovviamente no, e quindi c'è spazio alla fantasia, però di certo esiste qualcosa da cui partire. Dicevamo quindi, la prima famiglia in cui possono coabitare enti pubblici e privati è quella dei soggetti. Però esiste una famiglia molto più numerosa che è quella dei contratti, cioè la differenza è evidente e non insisto troppo. Se, diciamo, con Tiziana decidiamo di costruire un soggetto giuridico, io privato e lei essere, diciamo così, siamo prosopopei di un soggetto privato e soggetto pubblico, è evidente che per fare un soggetto insieme è un po' come un matrimonio, quindi servono una serie di condizioni per cui il soggetto poi ha tipicamente una stabilità nel tempo, non è che io lo costruisco una fondazione per chiuderla 2 anni dopo. Diverso è il caso dei comitati, ma i comitati sono marginali rispetto a quello che serve a noi. Il comitato nasce per uno scopo, esaurito lo scopo, si liquida, tra virgolette.
Quindi immaginiamo che abbiamo una fattispecie che abbiamo chiarito di soggetti giuridici creati a, diciamo così, da soggetto pubblico e soggetto privato, però poi abbiamo tutta una famiglia molto più numerosa, vi dicevo, di rapporti un po' meno duraturi, diciamo così, o meno, che hanno una durata, ecco, insomma, questo è il punto, e che quindi hanno magari finalità più puntuali, no? Se io costruisco una fondazione per gestire il patrimonio del comune di Lecce, è ovvio che una fondazione si giustifica anche in termini di oneri pure per la collettività, perché ha delle responsabilità su vari fronti, quindi dovrà avere personale che opera dalle parti sulle aree archeologiche, sulla parte dei complessi monumentali, sui musei, probabilmente sui centri espositivi, lavorerà su tanti fronti e quindi si giustifica anche una certa complessità organizzativa. Ma se io devo trovare uno che tiene aperto e che gestisce dei servizi all'interno del monastero X, evidentemente non serve, forse dipende, ma insomma forse non serve un soggetto giuridico, ma serve probabilmente un contratto in cui io contrattualizzo un soggetto che ha degli obblighi molto chiari per una durata di tempo limitata. Okay? Queste sono le due formule principali dentro cui ci muoveremo nelle diverse forme di partenariato pubblico-privato. Ve ne ho elencate alcune, e però mi soffermo su quelle più interessanti, soprattutto alla luce di nuovi provvedimenti normativi. Ora, come vi segnalavo in apertura, l'importanza del lavoro fatto dalla Comunità Europea è quella di aver uniformato una parte buona, diciamo così, degli strumenti utilizzati, ma non è riuscito ancora nell'intento di rendere gli strumenti uguali per tutti i Paesi membri. Questo mi pare, diciamo, evidente. Ogni strumento, pensate alle fondazioni, le fondazioni sono uno strumento che ha una sua specifica evoluzione all'interno di un contesto, diciamo, normativo e giuridico, e quindi evidentemente non è facilmente, no, standardizzabile rispetto a quello che avviene in Germania o in altri paesi. Ora, come vedete già dall'elenco stringato che vi ho riportato a sinistra, alcune di queste sono soggetti giuridici, altre invece sono contratti, e quindi noi ci muoveremo sempre fra queste due formule, che è importante tenere a mente, non perché siano esclusive, nel senso, io posso avere, come nell'esempio che vi segnalavo prima, una fondazione costituita da soggetti pubblici e privati che si avvale di una concessione per il servizio di biglietteria. Quindi in quel caso sto utilizzando due formule, contrattuale e istituzionale, e con verosimilmente dei soggetti giuridici diversi, scusate, con dei soggetti privati diversi, per cui posso avere alcune associazioni, per rimanere nell'esempio di prima, che insieme con me fanno da regolatori nell'ambito del soggetto regolatore, e dei privati for profit che fanno invece da gestori del servizio di biglietteria. Ok? Allora, adesso ne vediamo alcuni. Però prima vi devo segnalare una piccola anomalia, diciamo, nell'ordinamento dei beni culturali, che magari è poco significativa per quello che diciamo dopo, però per correttezza ve la devo segnalare, visto che peraltro l'ho riportata anche nelle slide ed è un punto un po', diciamo, singolare. Allora, come potete immaginare anche per le cose che vi ho detto, ogni volta che bisogna costruire un soggetto giuridico, chiaramente ci sono elementi di complessità che non possono essere sottovalutati. Cioè, se io devo dare in concessione un servizio di biglietteria sul monastero ad un soggetto privato, alla peggio trovo un modo per recedere dal contratto e tutto è come prima. È diverso il caso in cui io costruisco una fondazione, conferisco in uso, diciamo, conferisco l'uso di un bene, e ne trasferisco gli oneri di manutenzione, tutta una serie di questioni molto delicate anche da un punto di vista notarile, diciamo. Poi quel soggetto si dota di personale e quindi fa dei concorsi, individua le persone, insomma, la questione si complica un pochino. E soprattutto ogni volta che si costruiscono dei soggetti giuridici c'è sempre il rischio, soprattutto in Italia, che diventino i carrozzoni fondamentalmente, perché in Italia c'è la grande tradizione di costruire dei soggetti e non si capisce che devono fare, no? E quindi è un rischio, nel senso che è un rischio che soprattutto in alcuni momenti ha avuto delle risposte del legislatore nettissime. Il governo Monti, con il cosiddetto, entrò a suo tempo in uso la parola,
l'espressione col decreto spending review fece, impose un divieto assoluto di costituire soggetti giuridici misti per gli enti locali, capite, in tutti i settori. Quindi capite il panico, nel senso che in una prima versione del decreto addirittura vi era l'obbligo di sciogliere e chiudere tutti gli enti partecipati. La cosa ovviamente produsse un effetto, diciamo, di panico veramente assoluto in tutta Italia, perché stiamo parlando di decine di migliaia, la cultura ne ha poche centinaia, però insomma sono altri settori, sono tante pure molto, molto costose e molto onerose. Quindi, questo per dirvi che ci sono momenti e fasi storiche in cui non sono viste di gran, no, molto bene, insomma, questi enti strumentali, come si chiamano. E proprio con lo spending review vi era questo divieto assoluto di costituire soggetti. Perché vi ho citato questo caso? Perché in quel caso venne fuori quell'anomalia di cui vi dicevo, e cioè tra i soggetti vietati vi era anche il consorzio. Il consorzio, io non sono un giurista, ma come capite, insomma, purtroppo o per fortuna mi devo occupare di queste cose perché sennò non si va avanti. Il consorzio è una figura un po' anomala perché è a volte a metà tra un contratto e un soggetto, cioè a volte ha una sua autonomia giuridica dai soggetti consorziati, altre volte no, a seconda di come viene configurato, la semplifichiamo così. Mentre il divieto della spending review si fondava su una parolina fondamentale, e cioè che questi strumenti, società di veicolo, chiamiamole come ci pare, erano tutti cattivi esempi di gestione indiretta, e cioè che sostituivano, cioè aggiungevano un passaggio in più in una, probabilmente in una gestione diretta che sarebbe stata più efficiente. Però, e qui entra in gioco quello che vi dicevo, il nostro codice dei beni culturali nel 2006 era entrato in una lieve, diciamo, revisione che aveva prodotto questa stranezza, diciamo così, nell'ambito proprio della gestione diretta. Cioè aveva previsto, e ve l'ho riportato credo in rosso, aveva previsto la possibilità per gli enti locali di costituire come forma di gestione diretta dei consorzi. E quindi si è creato un attimo di confusione, perché i consorzi tipicamente, secondo lo spending review, erano stati additati come soggetti di gestione indiretta e quindi penalizzati. Era rimasto il dubbio sul fatto che nell'ordinamento c'era l'ex specialis, quindi dei beni culturali, quindi il codice dei beni culturali, in verità il consorzio non è gestione indiretta, ma è gestione diretta. E quindi alcuni dissero: ah, perfetto, allora possiamo utilizzare il consorzio perché non risulterà come gestione indiretta, ma risulterà come gestione diretta e quindi non sanzionabile, per capirci. Però da lì nasce un problema, come al solito, di controversia che finisce alla Corte dei Conti, perché il problema era evidentemente di risorse, no? La ratio di questo provvedimento era tutta lì. E la sezione riunita della Corte dei Conti della Toscana e della Lombardia, prima di altre, hanno invece ricondotto l'istituto del consorzio a quelli della gestione indiretta, e quindi sanzionati, diciamo così, e vietati dalla nuova impostazione dello spending review. Quindi, questo per dirvi, primo, che la situazione è sempre molto complicata, anche quando sembrerebbe semplice. La seconda cosa è che, nei casi, e troverete tanti casi, come il Consorzio della Venaria Reale, vi trovate di fronte a dei consorzi, non è così facile, come invece lo è negli altri casi, collocarlo tra le forme contrattuali e le forme istituzionalizzate. Questo perché a seconda di come viene costruito il consorzio può essere prevalente un aspetto rispetto all'altro. Okay? Però ci tenevo che capiste anche il motivo per cui l'avevo isolato in qualche modo dal resto delle cose. Quindi qui vi ho riportato, diciamo così, quello che un po' vi ho detto e che spero che leggendo vi ritornerà in mente. Perché
No, il codice è rimasto quello. È rimasto quello. E diciamo che l'interpretazione che ne ha fatto la Corte dei Conti era un'interpretazione strettamente limitata alla riconducibilità di quella forma nelle previsioni dello spending review. Cioè la Corte non è intervenuta su una questione generale, se cioè è ammissibile la forma consortile pubblica come forma di gestione diretta nell'ambito dei beni culturali. Ha risposto ad un quesito un po' più limitato. Cioè, alla Corte è stato posto il quesito, ma quella forma lì rientra in quelle dello spending review? La Corte ha detto sì, rientra. E quindi quel vincolo vale anche per i consorzi costruiti ai sensi dell'articolo 112-115 del Codice dei Beni Culturali. La buona notizia per chi ovviamente fa queste cose è che con la finanziaria 2014 è già stata modificata la legge di conversione della spending review, per cui quel divieto è caduto. Però capite che, diciamo, per chi di voi si trova di fronte ad un'ipotesi, no, concreta, dice guarda, potrebbe avere senso costruire un soggetto giuridico, perché serve, cioè i soggetti giuridici, se costruiti bene, servono, nel senso che permettono autonomia, permette che se cambi il sindaco intanto le cose vanno avanti, non devi aspettare che si rifà tutto, hai autonomia a volte anche di gestione del personale e quindi riesci a trovarti le persone che ti servono e non quelle che devi per forza prenderti, perché l'amministrazione pubblica è costruita, come sapete, in questo modo. Quindi, se costruita bene, un'operazione di questo tipo può avere un suo senso. E quindi sapere che l'ordinamento ti ammette questa possibilità per un consulente o per un progettista o per un amministratore non è banale. Certo è che tira una brutta aria in termini di soldini. E quindi immaginare quale scenario ci sarà da qui a 2 anni non è possibile. Una volta sembra che sono incoraggiati, l'altra volta sono vietati, e quindi è come al solito il problema italiano che non c'è mai continuità in un approccio, no? Allora, il punto importante, e questo ci serve a scegliere le forme di partenariato pubblico-privato, è che due sono, diciamo, i punti connessi. Il primo è che qualunque forma scegliamo dovrebbe assicurare migliori livelli di valorizzazione rispetto a quelli attuali. E la seconda è che la valutazione della formula di gestione diretta, quindi in capo alla pubblica amministrazione, o gestione indiretta, dovrebbe essere l'esito di una valutazione. Sembra una banalità. Cioè io dovrei prima dire, ma quanto mi costa gestire direttamente e quanto mi costa gestire indirettamente? Ma soprattutto, che risultati mi aspetto di produrre da una gestione diretta e indiretta? La composizione di queste analisi e la loro valutazione in esito dovrebbe produrre proprio la scelta tra le formule diretta e indiretta. Tra le formule indirette, evidentemente ci sono quelle di cui abbiamo parlato e di cui adesso vi dirò qualcosa un po' più specifico. Okay? Questo è il processo decisionale tipo. Se poi mi domandate, ma quante volte è stata fatta un'istruttoria che dicesse guarda che questa rispetto a questa è migliore per queste ragioni o è peggiore per queste altre? Mai. Mai. Cioè, che io sappia, non è mai stato fatto un approfondimento in termini di opzioni, si chiama tecnicamente, no? L'opzione A è come la busta A e la busta B. Però una scelta consapevole dell'amministrazione dovrebbe portarsi dietro proprio una istruttoria profonda della, diciamo chiaramente, dei rapporti costi-benefici delle due cose, delle due opzioni. Qui la questione che vi segnalavo, non banale, cioè che le amministrazioni possono partecipare ai soggetti che, di cui abbiamo detto e di cui diremo, anche con il conferimento in uso, cioè tipicamente l'amministrazione può trasferire del personale, può conferire in uso dei beni. Ora, senza entrare in aspetti che magari sono un po' noiosi o, diciamo, di dettaglio tecnico, però capite bene che qualunque sia il soggetto che intendiamo costruire ha delle sue, come dire, dei suoi requisiti minimi, no? Faccio un esempio concreto così ci capiamo. Se voi in Puglia volete costruire una fondazione, la fondazione avete di fronte sostanzialmente due scelte. O è una fondazione che opera solo in Puglia, o è una fondazione che opera sul territorio nazionale. E dovreste saperlo prima, perché quando la volete costituire, tra le varie cose che dovete fare, dovete sapere che
Se la vostra fondazione opera solo in Puglia, la vostra registrazione della fondazione dovrà avvenire alla Regione Puglia. Se la vostra fondazione opera su tutto il territorio nazionale, dovrete andare in prefettura a registrarla, come un organo periferico nel Ministero. E quindi dovrete fare delle cose diverse. Non solo, ma le fondazioni hanno dei requisiti per essere costituite. Cioè non posso costituire, diciamo in linea di massima, una fondazione senza un patrimonio. Perché, non so chi ha studiato diritto privato, la fondazione è un patrimonio destinato ad uno scopo. E per tale ragione lo Stato e le regioni hanno previsto dei vincoli patrimoniali. Per cui se volete costituire una fondazione in Puglia, non conosco la soglia, ma probabilmente avete bisogno di 750.000 euro di patrimonio, 1 milione d'euro, 2 milioni d'euro, non lo so qual è la soglia in Regione Puglia. Come si fa a costituire fondazioni patrimonializzate in un contesto di crisi assoluta? A patrimonio possono essere previsti non soltanto investimenti che sono, come dire, tipici di altre formule come i macchinari per le imprese, ma l'obiettivo è valorizzare in termini patrimoniali quali possono essere non soltanto i beni di proprietà di una fondazione, ma anche i diritti d'uso. Adesso entriamo in un tema un po' più delicato, però se voi prendete il bilancio di una casa farmaceutica, questo per dirvi che non è una cosa che esiste solo nel nostro settore, nel bilancio e nell'attivo patrimoniale, quindi investimenti, diciamo così, materiali e immateriali, trovate anche i diritti d'uso, diciamo, di proprietà industriale, ad esempio le licenze d'uso di un brevetto. Cioè i brevetti, come sapete, che proteggono le invenzioni, possono essere dati in licenza, nel senso che uno paga un canone, varie royalties, insomma varie formule, no? Quel diritto lì, pluriennale, può essere iscritto a bilancio, perché è come avere una macchina, praticamente, che tu usi. Secondo lo stesso principio, praticamente, il Ministero o gli enti locali, partecipano ad una fondazione, per essere chiari, in un esempio concreto, fanno valere il conferimento in uso di un bene come elemento da patrimonializzare. E quindi in questo senso, se immaginiamo, si costituisce una fondazione con una durata minima trentennale, in cui io per 30 anni conferisco un complesso come questo, capite che quel conferimento pesa in termini patrimoniali, secondo stime che vanno fatte, ma pesa, ok? E permette di raggiungere anche le soglie che tipicamente sono necessarie per costruire dei soggetti, ok? Sono stato chiaro più o meno su... Ok, cominciamo quindi la carrellata delle forme di partenariato pubblico-privato con una premessa, che ovviamente io vi racconto le cose, spero, più interessanti e vado sintetico su tutta una serie di questioni. Su internet però trovate, se digitate su Google, le forme di PPP in campo culturale, trovate un PDF gratuito da scaricare che ho scritto io per Federculture e per IFEL, che è la fondazione per ANCI, l'Associazione dei Comuni, che si occupa di questioni più finanziarie e più tecniche. Quindi in quelle pagine trovate queste schede, ma trovate ovviamente una descrizione un po' più articolata, quindi non vi preoccupate se, diciamo, qualcosa magari non vi è chiaro, li trovate un po' di più, va bene? Ora, come vi ho detto prima, ci troviamo di fronte a formule contrattuali e formule istituzionalizzate. Delle formule contrattuali, la più nota di tutte è quella della sponsorizzazione. La formula della sponsorizzazione è una formula abbastanza, diciamo così, nota nel nostro settore. Prima, diciamo, che era applicata al settore su una base di una disciplina generale. Col tempo si è affermata addirittura una disciplina specifica delle sponsorizzazioni in campo culturale. E, cosa ancora più interessante, si è arrivati a marzo del 2013 a delle norme tecniche per le sponsorizzazioni culturali. Che vuol dire? Ed è un unicum. Tutte le altre formule che vedremo non dispongono di norme tecniche e quindi non ci sono linee guida. Se voi volete costituire una fondazione,
culturale, non troverete delle linee guida. Se voi volete ottenere una sponsorizzazione per delle attività connesse al patrimonio culturale, invece sì, e sono queste che vi citavo e che sono riportate anche dentro la tabella. Quindi non è banale. Perché nascono, perché abbiamo queste linee guida? Intanto, che cos'è l'istituto della sponsorizzazione? È una erogazione non liberale, nel senso che non è dettata da mecenatismo, ma è dettata dall'attesa di una contropartita in termini di visibilità. Quindi, lo sponsor sostiene, diciamo così, un impegno finanziario a favore del beneficiario in cambio di visibilità. Quindi c'è una contropartita, ok? Questo è un aspetto non banale da tenere in conto quando lo confrontiamo con invece quelle che si chiamano erogazioni liberali, e cioè erogazioni che non hanno una contropartita. Erogo per il semplice piacere di donare all'arte e alla cultura, ok? Solo sulle erogazioni che non costituiscono partenariato pubblico-privato, ma una cosa che ci dicevamo ieri in macchina, mi pare utile dirla a tutti. Di recente è stato approvato il decreto Art Bonus, che prevede per le erogazioni liberali, quindi mecenatismo per capirci, prevede una detrazione fiscale del 65%, che è tantissimo. Perché normalmente le erogazioni liberali al settore culturale hanno goduto di una detrazione al 19%, come le spese farmaceutiche che superano, quant'è la soglia, 125 euro. Molto poco, storicamente. Una detrazione del 65% è una cifra significativa. Quindi il mio invito è quello di andare a vedere non soltanto il decreto Art Bonus, ma perfino la circolare dell'Agenzia delle Entrate, che in quanto circolare è molto chiara, dice questo sì, questo no, che vi fa capire in maniera molto semplice, secondo me, anche quello che effettivamente poi si fa, cosa si può effettivamente, a beneficio di chi è possibile fare le erogazioni. Uno dei problemi delle erogazioni liberali che storicamente ha avuto l'Italia è che un'erogazione liberale che viene, come dire, favorita sotto il profilo fiscale, evidentemente deve avere una copertura. Ogni volta che noi diciamo c'è una detrazione fiscale è perché lo Stato ci mette i soldi dietro, così come per le ristrutturazioni edilizie. E quello è un punto dolente, nel senso che lo sviluppo delle erogazioni liberali, così come lo sviluppo dei lavori di ristrutturazione, segue evidentemente il plafond cosiddetto, il tetto che lo Stato pone come copertura massima. Adesso non conosco la copertura dei lavori di ristrutturazione, però lo Stato potrebbe dire: superato il miliardo di euro io non posso più assicurare il beneficio fiscale per chi sostiene i lavori di ristrutturazione, perché diventa troppo oneroso per il sistema paese. Nel caso dell'Art Bonus è stato fissato un tetto a 700 milioni di euro. In verità non sappiamo giudicare se è tanto o poco, vedremo sulla base di cosa avverrà il prossimo anno. Però la fortuna in questo caso, e poi vi dico perché è un elemento positivo, è stato l'impegno da parte del Ministro ad andare in Parlamento a rifinanziare nel caso in cui si sforasse il plafond dei 700 milioni d'euro. E perché è un elemento positivo, seppure possa apparire scontato. Perché la detrazione al 19% era penalizzata da un altro fatto, l'esistenza di un plafond, peraltro più basso di quello che vi ho detto, che non era noto, e quindi si era in una condizione di totale incertezza circa l'effettiva possibilità di far valere la propria detrazione, cioè, detta praticamente, facendo un esempio per capirci, sul sistema precedente all'Art Bonus. Uso sempre Tiziana, quindi se Tiziana, se io avessi voluto nel regime precedente fare un'erogazione a favore di Tiziana, intesa come museo Giannitelli, e quindi portare quella mia erogazione in detrazione, seppur soltanto al 19%, l'avrei fatta assumendomi un rischio, e cioè
che al momento in cui andavo a far valere con la mia dichiarazione dei redditi dell'anno successivo quel credito, diciamo, d'imposta, diciamo così, qualcuno avrebbe potuto dirmi, diciamo così, l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto dire: mi spiace, al momento in cui hai fatto l'erogazione liberale, purtroppo avevamo superato il plafond e per tale ragione non vi può essere riconosciuto il beneficio fiscale conseguente. Oggi quel rischio non c'è più e quindi anche in ipotesi in cui il plafond venisse superato, è stato confermato che il diritto in capo al soggetto erogatore, privato, cittadino o impresa, rimane confermato. Quindi non c'è più, diciamo, l'alea di dire: sa, sto facendo un'erogazione, ma io il prossimo anno non so neanche se effettivamente la potrò detrarre. E capite quindi per questa ragione che sia com'è importante, da una parte aver confermato il diritto, dall'altra aver comunque mantenuto, diciamo non mantenuto, aver comunque scritto, assunto l'impegno di rifinanziare, accrescere la dotazione del plafond nel caso in cui venisse superata. Questa è un'informazione non banale che vi invito ad approfondire, perché per molti enti questa, e per voi che magari potete fargli assistenza tecnica, può diventare anche per voi un'opportunità di lavoro, cioè lavorare per fare in modo, visto che tutti cercano soldi, no? Per fare in modo di utilizzare uno strumento che già esiste, perché è previsto normativamente, c'è già la circolare, quindi si può partire, che ha degli oneri di tipo documentale, nel senso che ovviamente va tracciato tutto e quindi è una cosa che può essere oggetto di un mestiere da questo punto di vista, cioè di una persona che si fa carico e dice: guarda, mi faccio carico io di gestirti la procedura in cambio di un success fee sulle sponsor, sulle erogazioni, o in cambio di un fisso, come volete voi, a seconda delle situazioni. Tutt'altra situazione però è quella che disciplina le sponsorizzazioni, perché qui, come vi ho detto, c'è una contropartita, quindi questo è un rapporto economico, non è un rapporto di mecenatismo, ok? È importante ricordarselo sempre. Vi ho riportato i provvedimenti principali e vi ho riportato, sinteticamente, il caso del Colosseo, perché tutti sappiamo, insomma, che c'è stato un grande clamore rispetto a, diciamo, una procedura che ha avuto vari intoppi e che prevedeva, sostanzialmente prevedeva, la possibilità, in quel caso per un soggetto addirittura da costituirsi, perché l'associazione, poi dove c'è della valle, era un'associazione che non era neanche esistente al momento in cui è stato fatto l'avviso. Però prevedeva la possibilità, a fronte, diciamo così, di una sponsorizzazione, di un non meglio precisato utilizzo del nome Colosseo. Potete immaginare in generale sul tema di quale sia la contropartita d'immagine, quante fattispecie esistano, quanti elementi, a voler essere pignoli, bisognerebbe disciplinare. Uso del marchio, sì, su quali categorie di prodotto, sì, in quali circostanze, con quali segni grafici, sulla base di quali colori, con quali parole associate che non destino nell'utente una sensazione, insomma, di cattiva associazione tra parole e bene culturale o tra parole, bene culturale e amministrazione dello Stato. A voler essere pignoli, ci potrebbe essere un disciplinare d'uso grande così, no? Però perché è stata utile quell'esperienza? Perché si è capito qual era il limite della procedura prevista dal codice dei contratti, che per le sponsorizzazioni culturali non funzionava e non ha funzionato bene, possiamo dire ormai serenamente, nel caso del Colosseo, per una serie di vizi su cui non vi annoio. Però, dicevo, è stata un'esperienza positiva, perché la funzionaria che se ne è occupata, che è una persona in gambissima, ha deciso di mettere mano, ovviamente coperta da un dirigente illuminato, ma ha deciso di mettere mano e produrre delle norme tecniche che proprio prendessero di petto la questione. E quindi oggi non si può più dire: non sappiamo come si fa la procedura per la ricerca di uno sponsor che paghi restauri o che intervenga a favore del patrimonio culturale. Oggi non lo si può più dire, perché esiste questo vademecum, che sono linee guida e norme tecniche, come vi dicevo, che dicono in maniera chiara cosa va fatto. Sintetizzo soltanto la procedura, ovviamente, che ha varie fattispecie.
Prima di tutto va ricordato che si tratta di due formule possibili: lo sponsor finanziario, cioè cosiddetta sponsorizzazione pura, e lo sponsor tecnico, che ovviamente è uno sponsor di, diciamo, servizi in natura, che si sobbarca dei costi o che, insomma, offre dei benefici. Ora, in entrambi i casi è stata prevista una procedura che, semplificando molto, distingue, come per gli affidamenti nei contratti pubblici, le sponsorizzazioni che hanno un valore superiore o inferiore ai 40.000 euro. Quello che troverete nelle linee guida, peraltro, quindi, scusate, è una guida passo passo a cosa va fatto nel caso in cui parliamo di sponsorizzazione tecnica e finanziaria sopra o sotto i 40.000 euro. I 40.000 euro sono, da qualche anno a questa parte, la soglia entro cui è possibile avere, diciamo così, un regime di pubblicità, quindi di informazione pubblica, dei contratti, diciamo, contratti con la pubblica amministrazione, semplificata rispetto alla gara d'appalto che prevede tutte le sue, diciamo così, onerosità in termini amministrativi. Quindi, specularmente all'evoluzione dei contratti pubblici, anche per le sponsorizzazioni si è distinta una procedura, per, diciamo così, semplificata, sotto i 40.000 euro, e una un po' più articolata sopra i 40.000 euro, sempre a garanzia della concorrenza, della trasparenza del mercato e così via. Comunque, diciamo, indipendentemente dalla soglia, quello che a molti non è piaciuto, quello che le norme tecniche prevedono, è l'esistenza comunque di una procedura di evidenza pubblica, cosa su cui si era creata una certa ambiguità nel regime precedente, e in quell'ambiguità, diciamo, che si erano adottate delle pratiche un po' più plastiche, diciamo così, con un eufemismo, ok? La logica la potete ben intendere, nel senso che associare il proprio nome o il proprio marchio ad un patrimonio culturale costituisce un vantaggio selettivo, cioè se lo fa Roberto e lo può fare lui in un regime di esclusiva, anche se l'amministrazione non ha dato soldi a Roberto, però quel vantaggio di poter associare il nome di Roberto alla Valle dei Templi d'Agrigento è un vantaggio economico, che Roberto si giocherà sui suoi mercati, sui suoi clienti, in qualche modo che non sappiamo. Però questa è la ratio per cui si è imposta una procedura di evidenza pubblica di un qualche tipo, ok? Sappiate quindi che avete un documento di facile consultazione che vi può guidare sia a voi personalmente, ma soprattutto a voi che magari affiancate un ente pubblico che tipicamente di fronte a non so come fare la sponsorizzazione, non va a leggere, nessuno va a leggersi le norme tecniche. Ok, quindi è un'opportunità. Io faccio il consulente, quindi chiaramente vi dico quello che secondo me sono opportunità di questo tipo. Io non controllo mai l'orario. Ok. Allora, esaurita sponsorizzazione ed erogazioni liberali, passiamo ad un breve cenno alla concessione di servizi, che poi invece riprendiamo bene e domani facciamo proprio un approfondimento su questo, con chi di voi sopravviverà, ovviamente. Allora, tema della concessione dei servizi è un tema che ovviamente non riguarda solo i beni culturali, nel senso che, come nell'esempio che vi dicevo prima, le autostrade sono state costruite di fatto con una concessione. Quando parliamo di project financing, e poi lo vedremo nel dettaglio, il project financing sostanzialmente è una concessione, in cui cioè un'amministrazione concede ad un terzo la possibilità di erogare dei servizi di cui è titolare. È una forma di delega, diciamo, temporanea, no? Anche se è improprio chiamarla delega, comunque concede temporaneamente la possibilità di erogare dei servizi e magari l'uso di spazi di propria pertinenza. Ok? Capite quindi che è un istituto giuridico particolarmente flessibile, perché possiamo impiegarlo per moltissimi contenuti, cioè moltissimi tipi di servizio e moltissimi luoghi, evidentemente non soltanto culturali. Vi ho riportato le, diciamo, fonti normative principali, e vi ho riportato anche il caso, diciamo, di Cagliari, che peraltro è un caso che è pure recente per certi versi, perché
All'interno della disciplina delle concessioni, ovviamente si è sviluppata, come vi segnalavo a partire dalla legge Ronchey, una particolare formula che è quella che è la concessione dei servizi al pubblico nei luoghi di cultura, che hanno pure cambiato nomenclatura, perché si chiamavano servizi aggiuntivi, ancora diciamo, i nostalgici li chiamano servizi aggiuntivi, in verità l'articolo 117 del nostro codice parla di servizi al pubblico, però diciamo, poi li vedremo, c'è l'elenco così li vediamo, ci ragioniamo insieme, insomma, però comunque la sostanza è rimasta quella, che diciamo così, al di là della titolarità esiste tutto quello con cui il pubblico interagisce che potenzialmente può essere concesso ad un privato di gestire. Okay. Vi citavo il caso di Cagliari perché poi avremo modo di fare diciamo, una riflessione molto operativa su questo domani, però ve lo segnalo già qui in termini di impostazioni generali perché il vero punto di interesse delle concessioni è su come vengono costruite. Cioè, lo strumento in sé fondamentalmente non è che sia evoluto particolarmente. Potete immaginare di cosa sto parlando. La concessione, se io sono la pubblica amministrazione, Tiziana è il concessionario, io sono il concedente e lei il concessionario, evidentemente il concessionario a fronte della possibilità di erogare un servizio in un luogo dovrà corrispondere all'amministrazione qualcosa. Ok? Quindi questo corrispettivo ha tipicamente due componenti, una fissa che poi vedremo che si chiama il canone, fissa perché diciamo se io concedo a Tiziana di gestire questa sala e lei non porta nessuno, non riesce a staccare una fattura o un biglietto, comunque dovrà pagarmi un canone fisso. Un'altra e seconda componente sono le royalties, che sono una percentuale del fatturato, quindi fondamentalmente ogni volta che almeno su una lista concordata che Tiziana porterà qui dentro delle persone che pagano su quel biglietto o sulla fattura che fa al catering per un evento, verosimilmente io come amministrazione concedente dovrò prenderci qualcosa. Ok? Tutta l'evoluzione delle concessioni è stata un cambia la royalties minima, cambia i parametri con cui definisci i canoni di concessione, cosa che ovviamente non riguarda solo lo Stato. Il Comune di Lecce verosimilmente avrà un regolamento d'uso che disciplina quali sono i canoni di locazione e di concessione. Si fa spesso confusione, però sono due cose poi tecnicamente diverse. La locazione è, diciamo, in qualche modo il diritto ad utilizzare uno spazio, no? La concessione invece è un concedere, quindi un diritto ad utilizzare uno spazio. Io posso decidere che questo spazio lo tiene per 6 mesi l'amministrazione e per 6 mesi lo dà un privato, però non è così facilmente divisibile nell'anno e quindi di fatto ci sarà una gestione condivisa per cui tu mi paghi le giornate per capire l'uso e quello sarebbe un contratto, diciamo, di affitto, no? Di locazione, che però è poco utilizzato perché l'amministrazione nel dare in uso a Tiziana l'uso di una sala vuole premurarsi anche su cosa Tiziana fa qua dentro. E questo un contratto d'affitto ti aiuta a farlo, ma fino a un certo punto. Soprattutto un contratto d'affitto non ti permette di avere delle royalties sulla base delle attività che si fanno, quindi capite che è uno strumento poco utilizzato per questa ragione. Si usa quindi la concessione perché l'idea fondamentale è che Tiziana organizzi proprio tutti i mezzi per erogare i servizi di cui si prende la responsabilità e che quindi, sotto il suo rischio di impresa, abbia alla fine, si spera, la capacità di coprire i costi di produzione e di avere coperto un margine imprenditoriale di attesa e ovviamente sia capace anche di remunerare l'amministrazione perché l'amministrazione può decidere, ma non sempre lo fa, di avere comunque un introito dal servizio in concessione. Ok? L'amministrazione può dire, mi è capitato in un caso, siccome Tiziana si assume gli oneri di manutenzione e pulizia, il solo fatto che si assuma questi per me già produce un beneficio economico. Ok? Per questa ragione non chiedo un canone, oppure chiedo un canone irrisorio, giusto quello che è nel regolamento come canone di affitto, se vogliamo, di locazione pura, ma non chiedo oneri ulteriori al concessionario. È una via praticabile.
E però è importante, questo esempio mi permette di segnalarvelo, è però importante ricordarvi che l'amministrazione, o meglio, l'amministratore pubblico, dietro le spalle c'è la Corte dei Conti. La Corte dei Conti deve verificare che, diciamo così, la gestione economica da parte dell'ente pubblico sia corretta e che non pregiudichi evidentemente le finanze pubbliche in alcun modo. Né perché la pubblica amministrazione rinuncia ad un guadagno, né perché sopporta dei costi eccessivi. Cosa vuol dire nel nostro caso specifico? Che qualcuno potrebbe venire da me, che sono la pubblica amministrazione, e dire: Roberto, a mio avviso, farsi dare 50 euro al mese e basta, pur capendo che ci sono oneri di manutenzione minima e di pulizia che sono in capo al concessionario, mi pare inverosimile. E qui capite che si entra in un altro mondo, che è il mondo della valutazione, che è però è un mondo che non compare soltanto quando entra in campo la Corte dei Conti, ma che deve essere, soprattutto a voi, chiaro fin dall'inizio, perché sbagliare una cosa del genere rischia di avere conseguenze molto gravi, perché in ipotesi in cui il funzionario pubblico che ha siglato il contratto abbia, diciamo così, con dolo o meno, insomma, distolto delle risorse pubbliche che potevano essere, invece, che dovevano essere assicurate alla pubblica amministrazione, e lì è un danno erariale che sono soldi di tasca, non sono cose astratte, sono proprio soldi veri che vanno messi. Quindi il punto fondamentale è che, e questo è un punto che non ha purtroppo una soluzione facile, che la composizione di una buona concessione dipende da una buona valutazione ex ante di quello che la concessione produrrà. Quello che faremo domani è esattamente questo, cioè entrare nel vivo di come si costruisce una concessione, sia perché la concessione è lo strumento principale, nel senso che il 90% di modalità di interazione tra pubblico e privato in Italia sul patrimonio culturale, ma non solo, è sulla base di concessioni. E quindi è importante che voi capiate come si costruisce e quali sono gli elementi critici. Ma diciamo, è ancora più importante perché purtroppo solo un esercizio costante e un aggiornamento frequente su tutte le novità che intercorrono sulle concessioni vi permette di essere aggiornati su ogni aspetto. Vi faccio un esempio stupido, però diciamo così, magari lo facciamo domani che entriamo un po' più nel vivo e così non ce lo perdiamo. Tra gli elementi di interesse delle concessioni, quindi, che come vi ho detto, alla fine nella struttura elementare costituiscono un contratto banale, no? In cui uno sa che cosa deve fare, sa quali sono i vincoli entro cui lo fa e poi fondamentalmente corrisponde o meno delle contropartite economiche all'amministrazione concedente. Qualche piccola novità è venuta dal fatto che si è capito che lo strumento della concessione può essere uno strumento flessibile. Nel nostro settore è una cosa non banale, che domani vediamo nel dettaglio, ma che qui vi anticipo. Perché, diciamo, una concessione ovviamente può essere costruita per favorire anche quello che noi molto spesso evochiamo, no? L'integrazione dei luoghi di cultura. Siamo tutti consapevoli del fatto che il 95% del patrimonio culturale italiano è un patrimonio diffuso che fa pochissimi visitatori, sotto i 50.000, che in sé non sarebbe sostenibile se venisse gestito da solo, ma che in una logica di rete, tematico, territoriale, potrebbe avere un senso gestire. Allora, secondo voi, per quale motivo una concessione può diventare uno strumento operativo a favore dell'integrazione? Che vi viene in mente?